Sofì, hai rimesso a posto camera? Mamma, no, me ne sono scordata! Te pareva? Senti, smetti di disegnare e muoviti a rimettere a posto la camera, perché sennò qui tocca fare tutto a me! Basta! Ok, mamma, vado! Ragazzi, ma io? Guardate che casino! Io non ho voglia di sistemare! Forse è un po' colpa mia perché ho lasciato un po' tutto in disordine. Guardate, c'è tutte le carte, tutte le magliette. Io non ho voglia, sono stanchissima e poi voglio giocare. Non è giusto. Ragazzi, non ho proprio voglia di sistemare, quindi mi metterò un po' a guardare il telefono. Almeno mi rilasso. Ragazzi, ma questa è la nuova canzone di Anna Pepe. Bronzatissima, è bellissima, gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare, bronzatissima. Ragazzi, voglio diventare anche io una vera Betty, solo che la mamma non me lo permetterà mai perché mi dirà non ti puoi vestire così, non ti puoi truccare, non puoi andare a giro così, bla bla bla. E dirà di continuo così, però io lo voglio tantissimo, quindi mi è venuta l'idea. Ragazzi, per diventare vere Betty per 24 ore dobbiamo avere un super trucco fantastico e poi un super outfit. Quindi andiamo prima a truccarci. Allora, leghiamoci i capelli. Ok. Allora, per prima cosa ho comprato queste nuove spugnette. Guardate che carine. Allora, vediamo. Che c'era? Il correttore. Però non lo trovo. Questi sono i trucchi di mia mamma, quindi se mi scopre mi fa fettine. Allora, prendiamo questo. Usiamo questo, non so se è la mia colorazione, però la usiamo lo stesso. Allora, ho bagnato la spugnetta e ora così. Non sono molto brava a mettere il correttore, il fondotinta, però. Oddio, mi sa che è un po' troppo scuro. Guardate, un po' troppo scuro mi sa. E di qua. Ok. Vabbè, un po' maluccio, però non è che copri tanto. Ok, prima fase fatta. Ora mettiamo il... non so cosa mettere. La cipria? No, vabbè, non la mettiamo. Sennò faccio tutta tipo farina. La casa di farina. Poi cipria. Allora, questo. Ragazzi, guardate, è super glitterato. Allora, mi sa che mettiamo proprio questo. Prendiamo, ecco, questo è il pennello. Poso il nasino. Ok, fatto. Ora mettiamo, cosa possiamo mettere? L'ombretto. Allora, ragazzi, mi sa che non c'è l'ombretto. Ci serve un ombretto rosa. I glitter. Questi li posso mettere dopo. Tutto che bello. Allora, però dobbiamo pensare dove sono gli ombretti. Sono in bagno. Dobbiamo andare in bagno. Eccomi, siete pronti. Guardate che belli. Sono un po' rovinati. Però noi li usiamo lo stesso. Sempre di mia mamma. Allora, prendiamo il pennellino. Se trovo il pennellino, se no facciamo con le dita. Sì, vabbè. Usiamo questo. Allora, ragazzi, avevo pensato di mettere questo glitterato all'inizio e poi mettere questo un po' più scuro alla fine. Ok. Faccio lo specchietto qua.
non so mettere bene, però. Noi ci arrangiamo così. Ok. Ora aggiungiamo i glitter. Ragazzi, che ne dite se ci mettiamo un po' di liner? Ci proviamo almeno, perché io non sono buona. È la prima volta questa. Cioè, forse la seconda. Allora. Non so neanche prenderlo. Di fare un casino. Allora. Oh, ho paura. È venuto bene però. Non è venuto male, è venuto bene. Cioè, non proprio benissimo, però noi ci accontentiamo. E viene su un casino. Io ve l'avevo detto, non viene mai qua. Faraona normale, faraona normale. Ragazzi, mi sono pulito perché era una schifezza e ho rimesso il colore nel pennello. Proviamoci. Oh, è venuto bene. No, mi è venuta la riga diritta. Vabbè, sistemiamo un pochino. Ragazzi, ho sistemato un pochino. Non sono per niente uguali, però va bene. Ora non so cosa mettere. Allora, facciamo le labbra. Le labbra le voglio super sobrie, colorate. Anche se non è estate, le voglio estive. Così le voglio. Allora, vediamo. Ah no, prima dobbiamo mettere il gel per le sopracciglia. Così. E così. Ok, l'ho sistemato un pochino e ora facciamo le labbra. Allora vediamo questa matita rosa rossa, boh, non lo so. Che bello, ragazzi, guardate. È super, un rosso super acceso, è tipo fucsia super. Allora mettiamo il rossetto, un rossetto. Questo che colore è? Troppo scuro. 2 anni dopo. Che danno, ho fatto un danno. Ok, ora mettiamo lucida labbra. Chiudiamo. E mettiamo questo. Ragazzi, siete pronti? E 1, 2, 3! Guardate che bello il risultato finale. Però ora che ci siamo truccati, cosa bisogna fare? Vestirci! Quindi a dopo! Ragazzi, guardate, sono pronta! Però ora da Bene Baddie ci dobbiamo scatenare sulla musica! Però ragazzi dobbiamo fare un pelino più piano, perché sennò la mamma, se viene qui, sente troppo rumore e poi ci brontola perché mi viene conciata così e truccata così. Quindi facciamo un po' più piano, però balliamo lo stesso. Ragazzi, momento selfie! Ok, guardate che belle! E ora continuiamo a ballare!
Prendiamo tutte le carte. Ragazzi, però tutto questo saltare e divertirsi mi ha fatto venire un po' fame. Quindi che ne dite di andare giù in cucina e prendere qualcosa da mangiare? Però, piano piano, perché giù sul divano c'è la mamma. Andiamo. Ragazzi, la mamma è là, quindi facciamo piano. E ragazzi, cosa potrei prendere da mangiare? Vediamo. No, qui ci sono i piatti e le padelle. Qui? No, qui ci sono i bicchieri, è vero? Quanta roba! Vediamo, biscotti, patatine, altri biscotti. Ma mi sa che prenderò queste patatine al peperone. Gusto, limone, lime e pepe rosa. Sono le mie preferite. Andiamo! Ragazzi, le vere Betty hanno anche bisogno di rilassarsi, quindi ora guardiamo il telefono e nel mentre mangiamo. Ah, ora che ho mangiato sto molto molto meglio, sono super sazia. Che ne dite di metterci le unghie finte e poi cominciare a ballare? Erano qui da qualche parte. Eccole. E questo, ragazzi, ho comprato lo scotch biadesivo perché gli appiccichini per le unghie non ce li avevo finiti. E la colla mia mamma non vuole che la usi, quindi proviamo. Vediamo se funziona. Ragazzi, guardate, ci sto quasi riuscendo. Ho quasi finito. Allora, dobbiamo cercare un'altra. No, qui c'è il pollice. Ops, ragazzi, ho sbagliato un'unghia e me ne si è staccata una. Vabbè. Ok. Ragazzi, guardate che belle unghie lilla. Sono super, super fantastiche. Però ricordatevi di attivare la campanellina, lasciare tanti pollicioni e iscrivervi al canale. E ora saltiamo sul letto. Woo! Io sono una Betty. Ma cos'è questa confusione? Ma chi è che mette la musica e canta così? Ma questa mi sembra la voce di Sofì. Scusate, vado a vedere. Sono una super Betty! Sono super Betty! Woo! Che bello! Una spugnetta! Volano cose! Woo! No, tutto questo casino no! Sofì, ti avevo detto di rimettere a posto! Mamma! Ciao! Sì, un po' di casino. Mi sa che hai ragione. Ma cos'è? Ma è tutto un casino! Guarda, ti do 2 minuti per rimettere subito a posto, perché sennò finisci subito in punizione! Muoviti! Mi sa che la mamma aveva ragione, guardate che casino! Ora mi sa che devo rimettere a posto un pochino! Comunque ci vediamo al prossimo video, ciao! 3, 2, 1, via! Inizia la challenge! Corro! Amici, perché sto continuando a girare? Mi gira la testa! Mi sto riscaldando! Perché ora faremo una super
scusate, ho il fiatone, una super ciola! E quindi mi riscaldo un monte, tanto la mamma perderà, io vincerò! Nanna, 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 nanna. Ginocchia su! Amici, per ora è il momento di spiegarvi il percorso! E si inizierà rullo di tamburi dal laghetto dei pesci! Però un segreto vi dico: il laghetto dei pesci non c'ha pesci, quindi dal laghetto senza pesci! E poi percorreremo questa strada gialla. E poi avremo un drago. Sì, abbiamo il drago. Guardate, questo è il nostro drago che dovremo percorrere e stare in equilibrio. E qua dovremo saltare. Saltato il drago, faremo uno slalom delle altalene. Molto allenativo! Eccoci fatto! Amici, ora è arrivato il momento della trottola! Andiamo! Amici, sa che questa non sembra una vera trottola, ma lo è perché gira! E dovremo farla girare un pochino e poi salirci e stare in piedi! E se volete anche a sedere, perché sennò è troppo difficile! Ora sei fermata, però lasciamo stare! E dopo la trottola, il penultimo percorso, terribile e terrificante, è lo scivolo dei fantasmi, con retina incorporata. Ci avviciniamo lentamente. Non fate caso a me, io non ci sono! La terrificante! I fantasmi non si vedono, però ci sono! Effetti corporali. Amici, terrificante perché non possiamo toccare terra! È lava! Anche se è gialla, però lasciamo stare! E poi... vedete? Si può cadere! E non si può scendere, se no ci rompiamo un braccio! Aiuto! Dovremo fare tutto il percorso e poi ci rivolveremo, sapete dove? Dallo scivolo infestato! Effetti speciali. Chi arriverà per minor tempo vincerà! Aiuto! Amici, non vi ho detto una cosa che dovrete scrivere sotto nei commenti chi vincerà! Non mandate avanti, no, no, dovete scriverlo ora e mi raccomando, già che ci siete, iscrivetevi al canale, lasciate tanti pollicioni, attivate la campanellina, iniziamo la sfida! Sophie! Oh! Dov'è? L'ho già persa, lo sapevo! Uffi, amici! Ma a voi? Ve l'ha spiegato questa sfida? Perché a me no, non ho capito niente. Cosa dovrò fare? Sentite, io mando prima lei in avanti, faccio sfidare prima lei, ovviamente voi votate tutti me, mamma Ile, e almeno guardo come fa il percorso, perché io non ci ho capito niente. Vabbè, io vo' lì che mi garba. Mi piace, amici, ne provo un altro! Ma dov'è la mamma? Mamma! Qua! Mamma! Mamma! Ah, Sophie! Sei qui! Meno male, non ti trovavo! Quindi, iniziamo la sfida! Tanto vincerò io! Ehi, mamma, finalmente ti ho trovato! Che comincia? Dai, su! Che io vincerò, vincerò! E comincio io? Sì, io? Sì, io? Mi pare un'ottima idea! Iniziate, amici! Perché io non so neanche com'è il percorso! Vai, inizia! Pronti? Partenza! 3, 2, 1, via!
inizia la challenge. Partiamo! Via! Via! Amico, è iniziato! Corro! Percorso giallo! Eccolo! Il drago! Eccolo! Saliamo! Vai! Ora! Ora che dovevamo fare? Ah, lo slalom! Vai! Veloce! 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 Ora che devo fare la fetta! Sì! Perché non si ferma? Fermati! No, perché sto girando ancora! Amici, perché sto continuando a girare? Questo io ve l'ho detto, è il fantasma! Aiuto! Oddio, va sempre più veloce! Amici, non so dove devo andare! Oddio! Andiamo di qua! Quello! Qua ci sono i fantasmi! Piano piano! Da dove passo? Da qua o di là? Qua là è più difficile! Aiuto! Come faccio? Amici! Aiutatemi! Voi scrivete sotto nei commenti da dove sareste passati! Dalla scaletta o da qua? Aiuto! Sto cadendo! È troppo difficile questo percorso! Eppure l'ho scelto io! Come faccio a tirarmi su? Ok, ci sono. Fantastico! Lo scivolo! Ho tanta paura! Amici, devo scivolare! Aiuto! Ce l'ho fatta! Ora che devo fare? Il trampolino! Devo arrivare! Ho vinto! Il ballo del granchetto, vabbè. Avete capito? Il ballo del gambero. Ragazzi, però ora tocca alla mamma! Sì, ma ragazzi, voi avete visto la mamma? Io non la vedo, dov'è? Mamma, sei di nuovo persa. Che bello! Come si sta proprio bene! Ragazzi, mi sa che Sophie ha finito il percorso. Questo vuol dire che comincia il mio percorso. No, mi devo nascondere, non mi dovrà vedere. Tutto così. Oddio, ragazzi, io mi devo nascondere perché questo nascondiglio non va più bene. Qui mi troverà sicuramente. Ciao. Dove vado? Vado qui. Sì, scappo di qui. Ciao. No. Che puzzo. No, qua dietro non ci sto. Ragazzi, secondo voi mi vedrà qua? Vado qui. Ma amici, l'avete vista la mamma là? Ma vi sembra normale? Cioè, che mamma grulla, si è messa come un albero così. Io devi fare la sfida. Ma no, non... Perché mamma? C'è molte di gente che fa fare una figuraccia. Oddio, no! Mi ha visto! Ragazzi! È lì, mi ha visto! Quindi mi sa che devo andare per forza a fare questa challenge! Ragazzi, mi raccomando! Votate per me, scrivetelo sotto nei commenti! Non fate vincere la Sophie! Per favore! Sono un po' vecchia, dai! Su! Ragazzi, inizia la mia sfida! 3, 2,
1, via! Ciao! Sono arrivata nel percorso giallo, quindi amici, dove dovevo andare? È vero, me lo ricordo. Dovevo fare il drago, è lì! Oh, questo drago traballa un pochino! E dunque è più difficile di quanto pensassi! Oh, amici, è complicatissimo! Amici, oddio, è arrivato il momento di saltare! 3, 2, ho paura! 2, 1, via! Oddio! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sono viva! Sono viva! Prendiamo fiato! Oddio, mi viene quasi da vomitare. Usciamo. Il mio stomaco non regge quella trottola. Oddio, che schifo. È arrivato il momento di quel percorso lì. È terrificante. Mi fa paura. L'ho già provato prima ed è pericolosissimo. Io non sono così giovane per farlo, però andiamo. Ragazzi, ho deciso che farò il percorso più semplice, le scalette. Oddio, però traballano. Questa ragnatela mi fa paura. Speriamo che non ci sia un ragno. Oddio, oddio, non ce la faccio. E ora è arrivata la cosa più complicata: tirarsi su. Qui c'è il vuoto, amici. Che paura, tanta paura. Oddio. Questo gioco non è fatto per noi mamme. Tremano le gambe. Ce l'ho fatta quasi, oddio. Ce l'ho fatta, ci sono. Ce l'ho fatta, ci sono. Ragazzi, è arrivato il momento di scivolare. Però il problema è che qui... A parte c'è un eco. C'è l'eco. Il problema è che io qui ci batto la testa, quindi mi dovrò sdraiare. Aiuto. Ragazzi, ho fatto lo scivolo mostruoso e ora è arrivato il momento del saltarello, sì! La Sophie aveva preso quello lì di sinistra e io prenderò questo. Andiamo, saltiamo! E vai, vi si stanno sciogliendo i capelli, sì! Sì! Oddio! Casco! Mi gira la testa! Ragazzi, forse non ho più l'età per fare queste cose, mi fa male il collo. La vecchiaia. Vabbè. Amici, ora io ho finito il percorso, la Sofia ha finito il percorso, quindi è arrivato il momento delle votazioni e sarete voi a votare chi è stato più bravo. Amici, la mamma ha finito di fare il percorso. Chi avrà vinto? Scrivetelo sotto nei commenti. Sofì, io ho finito il percorso, vorrei andare a casa. Chi ha vinto secondo voi? Chi ha vinto? Non lo so. Vabbè. Sì, mamma, visto che hai finito il percorso. Mi fanno tutta la pancia, tutte le budella. Che strano, quel trampolino è un po' difettoso. Però ora questo video è finito, quindi scrivete sotto nei commenti chi ha finito per primo. Ovviamente io sono stata fortissima, ho fatto tutto velocissimo come Flash. E se vi è piaciuto questo video, attivate la campanellina, lasciate tanti pollicioni, tanti, tanti, 2 milioni di pollicioni, e attivate la campanellina. Ciao amici, tanti iscritti, ti invitiamo tanti. Mamma, ma qual è il premio? Premio? No, il premio non c'è, ciao! Mamma!